Allora ragazzi, eccomi qua in compagnia di Davide Silvestre, per quelli che non se lo ricordano, ma lui ha fatto Vivere, ha fatto L'Isola dei Famosi, ha fatto un sacco di cose. È da un po' di tempo che non ti vediamo in giro, cosa stai facendo ora? Vabbè, dopo L'Isola dei Famosi ho fatto Capri 2 e poi ho fatto il film di Boldi, La fidanzata di papà, che è andato a Natale scorso. E adesso invece ho appena finito la preparazione della fiction, sempre con Boldi, che andrà in onda poi su Mediaset a gennaio del 2010. Senti Davide, come hai iniziato a fare l'attore? Come è nata questa passione? Per caso, perché mi trovavo in metropolitana e è passata una fotografa che mi ha visto e mi ha detto se volevo fare delle foto con lei. Poi da lì ho cominciato a fare degli scatti fotografici, ho fatto delle prime pubblicità e poi dopo il provino per Vivere sono stato preso, però così per caso, è stato un caso. Senti, quanto duro lavoro c'è dietro comunque al mestiere dell'attore? Quanto ci vuole per emergere? Comunque ci sono tanti attori bravissimi, quanto impegno ci vuole? Allora, io ho avuto la fortuna che ho iniziato, ma non era meritato, perché comunque ho avuto solo fortuna, non avevo mai studiato. Allora poi cosa ho fatto? Per meritarmelo, visto che tanta gente studia, mi hanno preso, ma c'era molta gente che era molto più brava di me, per meritarmelo io, finito Vivere, L'Isola dei Famosi, mi sono ritirato dalla televisione per 2 anni. Non ti sei visto per un po', è vero? Per 2 anni mi sono ritirato e ho fatto l'Accademia dei Filodrammatici a Milano e mi sono diplomato nel 2007. E quindi quella è stata la mia soddisfazione più grande, perché a posto di fare la scuola prima l'ho fatta dopo. Quindi infatti è importante studiare, perché non basta una bella faccia carina, ci vuole anche la base sotto, no? Assolutamente sì, quello che pensavo io era la mia paura di essere sfruttato solo per la faccia, ma non per le mie capacità, allora mi sono messo a studiare. Perfetto, allora ti vedremo prossimamente su Mediaset. Sì, a gennaio 2010, si chiamerà, titolo per ora provvisorio, Fratelli benvenuti o benvenuti al centro commerciale, ancora non si sa, non ho ancora capito, cambierà comunque, però a gennaio 2010. Ok, va bene Davide, ti ringrazio, ciao. Ciao, grazie.